Cosa mi tocca fare? Caldo, freddo, freddo, caldo, caldo, freddo. Tutto per questi stati dell'acqua. Ah. Ciao, ciao bambini. Sì, voi sapete che l'acqua è l'unico elemento in natura presente in tre stati: solido, liquido e gassoso. Io adesso sono immerso nello stato liquido. L'acqua allo stato liquido la possiamo trovare nei laghi, nei mari, nei fiumi, negli oceani e nella pioggia. No, non ho neanche l'ombrello! Che freddo! E insomma, adesso stiamo parlando dello stato solido, il ghiaccio. L'acqua con il freddo congela e può diventare neve. O grandine! No, 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 regia no, la grandine no, no! Che caldo! Questo è lo stato gassoso. L'acqua della doccia che ho fatto per il caldo è diventata vapore, come il vapore lo possiamo trovare nelle nuvole, nel cielo, sopra il fornello in cucina, sopra la pentola dell'acqua della pasta che adesso vado a mangiare. Lo sapete che l'acqua può passare da uno stato all'altro. E non serve neanche la bacchetta magica. Tutto dipende, ricordatevelo bene, dalla temperatura. L'acqua sotto gli 0 gradi solidifica e diventa ghiaccio. Se sale di poco la temperatura, l'acqua da solida diventa liquida. Quando le temperature diventano elevate, l'acqua si trasforma in goccioline. È il vapore. Qui si parla di fusione, di solidificazione, anche di condensazione e di evaporazione. Un po' nuvola, un po' ghiaccio, un po' acqua che disseta, un po' pioggia che ci bagna, fredda neve cade lieta. Ma se le temperature si abbassano, cioè dal caldo diventa freddo, che cosa succede? Adesso lo vediamo. Il vapore disperso nell'aria ritorna allo stato liquido perché trova una temperatura più fredda. La temperatura si abbassa ancora. 0 gradi è il limite. A partire dagli 0 gradi, l'acqua solidifica e diventa ghiaccio, come il ghiacciolo. Questo fenomeno, che a me piace tantissimo, si chiama solidificazione. Ciao bambini, alla prossima puntata!